three, two, three. No. No, I'm not a writer. Sono in onda? No, sono io a Maca. Dai che tanto sono io che mi filmo. Prima le cose importanti. Sono in quel di Brescia. In un parcheggio? Tu hai... Come Yuri? In un parcheggio? Proprio te? C'è il perché, c'è il perché. Allora, praticamente, questo è uno dei miei weekend che ogni tanto ci vuole, alternativo, preferito e tutto quello che vuoi, perché pioggia, la senti. Pizza ignorantissima in cottura con un quintale di cipolla rossa e origano. Il CP che ha deciso di starla davanti, non so perché. È il motivo della gita, dai, sto andando a prendere la bestiazza, no? Come ti avevo anticipato. C'è domani mattina alle 9:30, quindi io sono già sul posto di dove dovevamo trovarci. E quindi procederò con un veloce unboxing, lo filmo con la reflex, che poi martedì sera è venduta. E poi continuerò con quella, insomma, ecco. Purtroppo i video, come ti ho già detto, li vedrai tipo ottobre, però... Ecco, si è abbassato un po' la luminosità. Approfittiamo per raccontare come faccio io la pizza in camper. Perché sì, l'ho detto più di una volta nel gruppo Facebook. A proposito, se non sei iscritto, devi cercare su Facebook gruppo di Le Puntine del Mondo. Perché la pagina non viene aggiornata perché è poco visibile. Mentre il gruppo sta iniziando a crescere, insomma, e poi pubblico tutte le cose, quindi gli aggiornamenti ce li hai sempre lì, no? Però diciamo qui che... Però raccontiamo qui com'è che si fa sta pizza nel camper. Allora, regola numero uno: padella antiaderente col coperchio. Vedi, io qui ho il bordo in gomma che non fa uscire il calore. Il coperchio trasparente serve anche a vedere la cottura, no? Fiamma, non dico al minimo, però quasi. Porta pazienza, te la cucini così. Quando vedi che è abbastanza pronta la mozzarella e tutto quanto, senti com'è sotto la pasta. Se ancora leggermente, non dico cruda, ma non è ancora pronta, oppure la vuoi più croccante, alzi la fiammella, giusto per dargli la regolatina, la scottatina alla pasta, che ha quel che di croccante in più, no? Basta, tutto qua. Un po' di sana cultura e via. Buona cena, ragazzo! Signor CP, lei facci la pipì. Oggi abbiamo un giardino piccolo. Oggi abbiamo un giardino proprio, guarda, vedi, piccolo, sfigato. E d'altronde, che te devo dire? Così è. Oggi abitiamo qui. Abbiamo la casetta qui. CP, non sei soddisfatta? No, Però va che è sempre magico, cioè, dormire così in un posto a caso proprio. Cioè, a caso, dove devo trovarmi per prendere la macchinetta, però voglio dire, ha sempre comunque il suo fascino, no? Cioè, non tanto l'ambiente che ti circonda, ma il gesto che fai. Certo che, ragazzo, è successo. Cioè, è successo che io adesso mi trovo tipo qua a Brescia, cioè tutta un'altra città rispetto a dove sto di solito, a dormire in un camper. Cioè, che fino a prima la mia vita, insomma, voglio dire, era completamente diversa. A dormire in un camper, che è la mia casa. E tutto ciò lo percepisco come normalissimo. Cioè, io adesso mi sono stupito, no? Cioè, ho percepito come cosa strana il fatto di percepire come cosa normale questa cosa qua. Cioè, bello, però, è come ingarbugliamento mentale. Vabbè, dai, Yuri, basta far video perché i prossimi video li vogliamo vedere con la nuova bestiolina. Sì, anch'io, cazzo, è vero. Perché dopo già lo so, avrò i video fighi fatti con quella nuova e mi troverò a montare ancora questi con la GoPro e dico, no, dai, cacchio. Quindi, il primo video dove saluto è questo. Ho finito il video, buonanotte. No, dai, troppo facile e troppo brutto, perché di solito i miei finali funzionano che io faccio tutti i miei video alla cazzum, no? E dopo, quando arrivo tipo a un tot di minuti, magari cerco di non sorpassare mai i 10, che già sono tantini secondo me per la media dei visitatori, no? E allora la cerco sempre di trovare un po' il finale ad effetto, o comunque il meno brutto, il meno noioso, il meno antipatico, diciamo, da chiudere, no? Ecco, tipo adesso mi sono complicato la vita. Cioè, come faccio io a mettere questa cosa adesso come ultimo video? Scende la pioggia fino a Foggia, ma qua siamo a Brescia. Cosa c'entra? Non lo so, voglio ricantarlo. Beh, oggi sì, ho consumato come un fagiano. Oggi, tieni conto, ho avuto la media dei 70-90 all'ora, e allora sì. Allora lì
anche il mio camper consuma come un'idrovora, come il tuo. Altrimenti, niente, io quando ho la mia guida, veramente con 18 euro scarsi ci faccio più di 200 km per andare in montagna. Tieni conto, viaggio per andare in Francia, no? Jesolo, Cassis, poi ho anche allungato perché ti ricordi, ho fatto le deviazioni, sono andato al lago e tutto quanto e ho speso tipo 118 euro, una roba del genere, di gasolio, che ce l'ho tutte segnate le spese. Mi piace segnarmi le spese. Mi piace segnarmi le spese perché riesco ad avere sempre il quadro chiaro della situazione, di dove sto veramente buttando via i soldi e poi alla fine quando ti fai i conteggi puoi dire se è per nulla oppure no, perché ti dice ma è servito. Io mi ricordo quando ho iniziato a usare queste app, all'inizio vabbè mi facevo un file Excel, ma quando iniziavo a usare queste app mi ricordo c'erano tipo 300 euro di andare a mangiare fuori, 200 di bar e dici cazzo 500 euro al mese e là capivi no, dove andavano via i soldi oppure magari benzina perché facevi tanti viaggi alla Cazzum, andavi tante volte al supermercato in macchina e quindi insomma sembrano cazzate no? Ma con un po' di testolina riesci ad abituarti, questo è quello che io ti dico sempre, non a forzare la tua vita, le tue abitudini, ma a cambiarle naturalmente, quindi senza percepire un reale sacrificio. Un po' come diceva quel tedesco, no? In fondo, se anche una bugia ripetuta 1.000 volte diventa verità, figurati un modo di fare, un modo di vivere, se non è altrettanto facile. Quindi per cui il mio abituarmi a girare in bicicletta quando effettivamente non serve muovere il camper o comprare solo le offerte, a fare benzina sempre e solo dove costa meno e tante altre cose ci hanno comportato dei risparmi veramente notevoli. Ed io ora a vivere, diciamo così, seguendo un po' il risparmio, non sprecando, non scialacquando, mi ci sono veramente abituato, quindi io alla fine dentro di me dico non mi faccio mancare nulla eppure non spendo niente al mese. Perché? Perché è diventata un'abitudine.